amici belli, nuovo weekend, nuovo reading vlog del weekend in cui ci facciamo compagnia e vi aggiorno sulle letture in corso. Oggi è venerdì, è mattina, cioè sono circa le 10:30 del mattino perché oggi ho preso un giorno libero perché ero veramente sopraffatta dalla stanchezza e avevo bisogno di un giorno proprio di relax totale e anche da dedicare alle cose che mi piacciono, tra cui anche leggere, visto che praticamente non leggo da un sacco di tempo perché sono appunto sopraffatta a livello mentale da tante cose che stanno succedendo e che quindi non mi consentono proprio di sedermi e stare tranquilla con un libro. Ho guardato un sacco di serie TV, ma vorrei riprendere anche in mano la lettura e quello che voglio leggere, ovviamente. Cosa ho in lettura in questo momento? Partiamo subito perché tra l'altro a breve andrò in piscina, infatti mi vedete struccata e senza occhiali. Ho pensato quale modo migliore per iniziare la giornata che non andarmi ad arrostire un po' sotto il sole, a prendere un po' di sole che mi fa sempre stare meglio, più felice, più solare, con il mio libro del momento, anche per rinfrescare proprio la mente e cercare di farmi venire un po' di idee. Porto con me oggi in piscina Jazz di Toni Morrison. In realtà l'ho iniziato lo scorso weekend e ho letto già un bel po', perché per me Toni Morrison è sempre comfort zone, nel senso che quando inizio un suo libro poi non riesco più a smettere di leggerla, in pratica. Chi mi segue da un po' sa che io ho amato Alla follia amatissima. Adesso sono arrivata a pagina 76, quindi ho letto in realtà un bel po'. La sua scrittura è sempre... ci metti sempre un attimo a entrare in sintonia con quello che sta raccontando, perché lei di sicuro non è una di quelle scrittrici che ti dà tutto e subito, ti costruisce, diciamo, la sua narrazione in modo che tutto venga svelato piano piano. Quindi all'inizio magari c'è un periodo di assestamento in cui si deve capire che cosa sta succedendo. Qui il, diciamo, l'evento principale ce lo racconta subito. Un uomo ha una relazione con una ragazzina di 17 anni, nonostante sia appunto un uomo sposato, in un momento di gelosia atroce, che in realtà è molto più complesso della semplice gelosia, ma è, diciamo, un voler stare attaccato a qualcosa che l'ha fatto stare molto bene senza che questo cambi, la uccide, e la moglie di quest'uomo che uccide questa ragazzina sfigura il volto della ragazzina quando, durante il funerale, quindi diciamo drama a 3000. Però poi una volta che viene raccontato, diciamo, il fatto principale, che è un po' la premessa di tutto il romanzo, si va avanti anche per andare a scandagliare quali sono le ragioni che poi hanno portato tutti questi personaggi a muoversi in un determinato modo. Mi sta piacendo tantissimo e è bellissimo. È bellissimo tornare alla scrittura di Toni Morrison. Lei ha un timbro veramente particolare, cioè leggi Toni Morrison e capisci che è Toni Morrison, e capisci anche tutti quelli che cercano di scrivere come Toni Morrison e non ci riescono. Quindi Jazz sarà il libro che porterò in piscina con me. Adesso lo metto subito in borsa e vado. Quindi ci sentiamo dopo e ovviamente vi farò anche un aggiornamento di lettura. Sono giornata ed è successo un incidente col mio libro. Si è completamente distrutto. E vabbè, qua l'ho un po' bagnato per sbaglio. Disastro, un disastro. Povera Toni, che tristezza. Adesso provo a incollarlo, ma secondo me... non lo so, non la vedo come una cosa che può essere sistemata. A meno che non metto tipo un po' di scotch e lo tengo insieme così, ma secondo me se faccio così poi dentro non è detto che comunque tenga. Anyway, io mi sono docciata, vestita, sono un po' cotta dal sole, sono un po' abbronzata anche se non si vede tanto, e niente, quindi adesso leggo un altro pochino. Posso aggiustare questo? Scusate, come faccio? È book tape somewhere. Che cos'è book tape? It's like a double-sided tape to... Ah, top! Somewhere. Qua, forse. Diretta, se è così... No. No, ma proprio un cavolo, non tiene. Totale disastro. Cioè, totale disastro, non ha senso questa copia. Però è dove ho fatto tutte le mie sottolineature e soprattutto non ne ho un'altra disponibile, tipo, subito. Quindi... dobbiamo andare avanti con questa copia tutta scassata, sperando che non si autodistrugga completamente. Comunque sono arrivata a metà e mi sta piacendo tantissimo. Devo dire che quando
cioè, guardando il titolo, no? Quindi jazz, ero convinta che nello stile ricordasse molto, fosse proprio costruito in modo da richiamare quel ritmo, no? Il ritmo serrato del jazz. Questo in realtà non lo sto notando, a parte alcuni passaggi in cui si nota molto, per esempio questo, che ho praticamente appena letto, no? Quindi ci sono dei momenti in cui ci sono delle ripetizioni che richiamano un po' quel ritmo lì, no? Quindi bluesman, triste come un blues, nero come un blues, nero triste come un blues, tutti sanno chi sei. Tutti sanno chi sei, no? Quindi ci sono questi momenti, questi passaggi in cui le ripetizioni richiamano un po' quel ritmo molto serrato. In generale poi c'è un richiamo continuo alla dimensione sonora e un richiamo continuo anche alla musica che sta alla base proprio della comunità afroamericana che vive in questa città con la C maiuscola, che dovrebbe essere tra l'altro Harlem a New York. E si capisce proprio che la musica, questo tambureggiare, no? Questo continuo ritmo fa proprio parte della loro vita e tante volte fomenta anche le loro pulsioni e la loro rabbia. Quello che ho notato è che questo è un libro pieno 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 di rabbia che sobbolle e si vede proprio che è la spina dorsale praticamente di tutti i personaggi che incontriamo. Come avevo detto, si parte da questo delitto passionale, appunto, quindi un uomo uccide la sua amante di soli 17 anni e la moglie praticamente le sfigura il viso al suo funerale, ma non è tutto qui, perché poi si torna indietro e come sempre la scrittura di Toni Morrison si srotola poco a poco e questo secondo me è proprio il suo segreto, il fatto di riuscire a tenerti comunque attaccata alle pagine, quindi di riuscire ad agganciarti e avere questo magnetismo pazzesco nonostante la sua scrittura proceda lentamente, quasi magmatica, eppure non puoi smettere di leggerla, non puoi smettere di guardarla. E da questo evento tragico poi si torna indietro, no? Quindi si va a vedere appunto il background dei personaggi e cosa ci sta dietro a un gesto che può sembrare tanto estremo e tanto violento, sia da parte di Joe, che è appunto il marito, sia da parte di Violet, che invece è la donna, appunto la moglie, che ha sfigurato il cadavere della ragazzina, che invece si chiama Dorcas. Niente è semplice, e quando si arriva a commettere una cosa così non è mai frutto solo dell'azione di quel momento, c'è sempre un processo che ti ha portato poi a compiere quella determinata azione e può essere anche qualcosa di non perfettamente visibile, qualcosa che va avanti da tempo immemore e che ha in qualche modo fatto crescere qualcosa dentro di te che poi ti porterà appunto al climax e alla realizzazione di un gesto che può sembrare così estremo e così insensato. E quindi quello che andiamo a fare, anzi quello che sta raccontando appunto Toni Morrison, è proprio come si è arrivati a quel gesto lì. Ma non solo, anche quali sono le conseguenze per il matrimonio di Joe e di Violet ovviamente, ma in generale anche per tutti i protagonisti, perché sono tre personaggi, ci metto anche dentro Dorcas, che fanno delle cose che possono essere ritenute riprovevoli. Abbiamo poi Joe, che ovviamente non solo tradisce la moglie, ma addirittura pur di tenere con sé quella felicità che Dorcas gli regala, la uccide in modo che quel sentimento puro che lui di felicità rimanga sempre impresso nella sua memoria, non venga sporcato, non venga pregiudicato dal fatto che Dorcas gli sta sfuggendo di mano e prima o poi lo lascerà. L'epicentro poi, anche se in realtà non so se è davvero l'epicentro del romanzo oppure semplicemente la figura a cui io sono più legata, è quella di Violet, perché lei secondo me è il personaggio più interessante di tutto questo libro, anche perché poi noi la seguiamo dopo che ha compiuto un gesto che può sembrare appunto insensato, perché era veramente un cadavere, cioè quindi cosa ha portato questa persona, questa figura, questa donna a compiere un gesto così violento ma al contempo inutile, vorrei dire anche, no? Perché alla fine non ha causato alcun male alla persona che riceve appunto lo sfregio, ha più causato male forse alle persone rimaste in vita. Tra l'altro lei dopo questo episodio poi va a cercare la zia che ha cresciuto praticamente Dorcas, perché Dorcas era un'orfana appunto che è stata cresciuta da questa zia, da questa Alice, e tra le due nasce un rapporto veramente strano, difficile da inquadrare, perché non è un'amicizia ma non è nemmeno, ma è nello stesso tempo però queste due figure si trovano in qualche modo legate da un'affinità strana. Come sempre poi la scrittura di Toni Morrison pulsa, è un libro pulsante, lei ha un modo di scrivere che è pieno di
di pulsione, non so come spiegarlo, è pieno di un sentimento incontrollato. E tutti i personaggi di cui racconta alla fine poi sono sempre estremi e hanno sempre questo ribollire, questo sobbollire sotto la superficie che tu sai che potrebbero esplodere da un momento all'altro. E secondo me lei è bravissima a mettere, diciamo, addosso, anzi è proprio attraverso la sua scrittura a farti percepire questo sentimento estremo, questo ribollire, come appunto fosse magma. È proprio magmatica la sua scrittura, mi viene da definirla così. Super super bella, la sto amando. Adesso sono praticamente arrivata a metà, sono a pagina 125 su tipo 238, quindi sono veramente a metà. E niente, quindi adesso leggo un altro pochino, vi tengo aggiornati. Con il libro in mano e col rumore della pioggia che decisamente concilia. Pausa dalla lettura, sono arrivata a pagina tipo 186, praticamente mi mancano 50 pagine per finire il libro. E questa è una cosa che mi era successa anche con Amatissima. Toni Morrison ha un magnetismo particolare per me, nel senso che a un certo punto io vengo completamente risucchiata dai suoi libri e non riesco più a smettere di leggere. Poi tra l'altro credo che il tema della donna selvaggia persa nei boschi sia proprio caro a Toni Morrison, perché c'era in Amatissima e c'è anche qui. La donna selvaggia, la donna pazza anche, la pazzia femminile è un qualcosa che secondo me affascina molto Toni Morrison, perché ho notato che in entrambi i suoi libri è presente un qualcosa del genere e lei lo sa raccontare veramente da Dio, lo sa raccontare benissimo. Ma non solo il tema della donna matta, in realtà è caro a Toni Morrison anche il tema della maternità, che qui è sempre più importante, diciamo, soprattutto per la figura di Jo. Sono entrambi non ossessionati dalla maternità, ma ne sono toccati. Ne sono toccati ovviamente in modi diversi. Violet, perché pur non avendo mai voluto figli, si sente mancante a un certo punto e praticamente impazzisce anche per questo e non riesce a non vedere Dorcas come una figlia mancata, e quindi anche questo poi la spinge a fare il gesto che farà, proprio perché non riesce ad accettare che quella figlia mancata in realtà sia in certo senso un po' una traditrice nei suoi confronti. E per Jo invece la maternità lo ossessiona perché sua madre l'ha abbandonato quando era molto piccolo, quindi lui è praticamente cresciuto orfano e tutta la vita è rimasto, diciamo, con il desiderio di avere questa madre, di avere questa presenza. E andando avanti nel libro, soprattutto dove sono arrivata adesso, che mi manca veramente poco a questo punto, si capisce ancora di più qual è il trauma di Jo e si capisce ancora di più il filo sottile che l'ha legato, anzi l'affinità che lo ha legato ad Dorcas, anch'essa orfana, perché i suoi genitori sono morti in un incendio quando lei era molto piccola, è cresciuta da una zia. Ed è come se Jo e Dorcas fossero stati uniti, anzi ed è come se Jo fosse stato richiamato, attratto e innamorato in un certo senso di Dorcas, proprio perché lei era in grado di capire questa mancanza. Quindi sicuramente maternità, altro tema super importante per Toni Morrison, perché ovviamente era in Amatissima, lì proprio si parlava di amore materno, era il centro della narrazione, l'oggetto della narrazione. Qui mi sembra che il tema principale sia più la rabbia, l'impulso, la schiavitù che si ha nei confronti dell'impulso. Oggi sono completamente desaparecida, sono completamente sparita, ma in realtà c'è una ragione, cioè che praticamente stamattina ho passato una giornata folle. Wally è scappato a casa dei vicini perché c'è un'impalcatura fuori che devono fare dei lavori e quindi ha diretto accesso praticamente dal balcone al loro balcone. Ma fin lì, ok, era già successo, mi sono sempre arrampicata ovviamente con il loro consenso per andare a recuperarlo. Il problema è che a quanto pare c'era tipo un buco nel muro, una cosa del genere, e quindi Wally è praticamente andato a casa loro, cioè è entrato dentro casa da questo buco nel muro e loro sono in vacanza. E quindi sono passato praticamente la mattina appostata fuori da questo buco, sperando che uscisse,
Perché ovviamente il portiere aveva una chiave di riserva, ma prima dovevamo contattare questi vicini. Alla fine siamo riusciti a contattarli e ci hanno detto ok, potete entrare con la chiave di riserva, e sono riuscita a recuperarlo. Ma questo mi ha portato via tipo almeno 3 ore di stamattina. E volevo ovviamente editare il video e ho perso un sacco di tempo, quindi poi mi sono messa a editare, bla bla bla. Poi è tornato a casa Peter che mi fa... Sai cosa? Non mi sento molto bene, forse ho preso troppa aria condizionata e ho un po' di mal di gola, però adesso mi è passato. Solo che poco fa ho avuto un pochino di mal di gola e quindi forse dovremmo usare meno l'aria condizionata. E tipo, la mia testa ovviamente ha fatto 2 più 2, ok, andiamo a fare il tampone. Siamo andati a fare il tampone, Peter positivo. Io l'ho fatto anche giusto per sicurezza. Ovviamente io sono negativa perché secondo me ho ancora gli anticorpi dell'ultima volta che l'ho avuto, che non è stato così tanto tempo fa. Comunque adesso Peter quindi è in isolamento. In tutto ciò, mentre andavamo a fare il tampone, io ho preso una storta colossale, sono pure tipo caduta, e quindi è successo anche questo. E quindi è una di quelle giornate in cui devo stare ferma a casa, seduta sul letto, senza muovermi nel modo più assoluto, perché oggi non è giornata, oggi non è proprio giornata. Quindi niente, sono sparita in realtà per questo. Però, giusto per fare un aggiornamento di lettura, perché stamattina comunque qualcosina sono riuscita a leggere mentre bevevo il caffè, di sempre di Jazz. Sono arrivata a pagina 200, quindi in pratica mi mancano quasi... In realtà meno, mi mancano 35 pagine per finirlo. Stamattina poi ho letto un capitolo bellissimo, perché è proprio il capitolo in cui avviene l'omicidio, ti racconta proprio l'omicidio, e chi lo racconta? Lo racconta Dorcas, quindi la vittima, e ti spiega anche come è successo, che cosa ha provato lei, e bla bla, cioè, un capitolo stupendo, cioè proprio climax totale. Ora mi sa che vado a girare un video, mi sistemo un attimo e vado a girare un video, e poi dopo mi rimetto a leggere. Anche perché questa giornata forse deve arrivare al termine. Ho pranzato con un gelato. Do not have my permission to film me. I'm not filming you, I'm filming your phone. Nuggets or fries? Fries. You're probably not gonna be able to taste anything. Do you still have taste? Sì. I had a peach earlier. Io voglio chicken burger. No, scusami, cheeseburger. Serie TV in corso. Al momento 2. Sono in fissa con 2 serie TV bellissime che sto guardando in quest'ultimo periodo. Una è Blackbird su Apple TV Plus, che è praticamente un true crime in cui questo tizio viene messo in galera per aver spacciato, ed è uno tipo tutto grosso, tutto carismatico, che riesce a convincere sempre tutti a fare quello che dice lui, e a un certo punto gli viene offerta praticamente l'immunità totale, quindi la cancellazione totale della pena, se va in un carcere di massima sicurezza per andare a farsi amico di un serial killer e trovare una ragazza scomparsa, in modo che questo serial killer possa essere effettivamente incriminato. Secondo TV show che sto guardando in questo momento, High Fidelity con Zoe Kravitz. Sto amando molto, sono in fissa totale con la selezione musicale e ho scaricato e salvato la playlist su Spotify, la playlist ufficiale con tutte le canzoni della serie. Bellissimo, un po' la Fleabag, in cui appunto Zoe Kravitz, ma non solo, anche un po' tutti i personaggi si rivolgono alla telecamera. Io adoro molto quando è fatto bene, e questa volta secondo me ha fatto molto bene. Poi mi piace che lei abbia proprio un'aria incazzata. Lei è proprio badass, incazzata con la vita e just vibing con lei, cioè, mi piace tantissimo l'interpretazione che ha fatto. Tratto ovviamente dal libro High Fidelity, Alta Fedeltà, quello di Nick Hornby, che io ho letto un bel po' di tempo fa, e devo dire che questa rivisitazione con Rob in chiave femminile mi sta piacendo molto. Adoro tutto, lo sto finendo, mi sa, non mi ricordo esattamente a quale puntata sono arrivata, ma lo sto finendo. Invece Blackbird, cavolo, esce una puntata a settimana e mi sono già giocata la puntata di questa settimana, quindi devo aspettare il prossimo venerdì. Come facevamo ai tempi in cui le puntate uscivano in TV e dovevamo davvero aspettare ogni settimana che uscisse il seguito? Cioè, non lo so, non mi piace questo ritorno comunque al passato, me la sarei bingiata probabilmente. Anyway, ora aspettiamo il cibo e mi sa che vado a leggere un altro po' di Jazz. Oggi è stata una giornata che volevo dedicare assolutamente alla lettura, ma poi alla fine ho fatto altro. Alla fine ho vinto le patatine.
Ah, e comunque mi ero dimenticata che in realtà ce n'è un altro che stiamo guardando, questo lo guardo con Peter, ed è Only Murders in the Building su Disney Plus, super carino, con Selena Gomez. Com'è che si chiama quel tizio? È carino. Come si chiama quel tizio che piace a te? Steve Martin. Dolore. Mi sembra di avere un'inclinazione, una specie di debole per il dolore. Fulmini e saette, rivoli di tuoni, e io l'occhio del ciclone. In lutto per gli alberi colpiti dalla folgore, per le galline agonizzanti sui tetti. Mi sforzo di trovare il modo di metterle in salvo, visto che loro non possono farlo da sé, senza di me, perché, beh, il temporale è mio, no? Spezzo le vite per dimostrare che posso rimetterle insieme. E sebbene il dolore sia loro, lo condivido anch'io, no? Certo. Certo, non potrei fare altrimenti, ma è comunque altrimenti. Adesso mi sento a disagio, mi sento un po' ipocrita. Che cosa farei, mi chiedo, che cosa mai farei senza qualche scintillante goccia di sangue su cui meditare? Senza le parole dolenti che dopo aver preso la mira la sbagliano. Capolavoro assoluto. Cioè, io non ho mai parole ogni volta che finisco di leggere Toni Morrison. Cioè, è un modo di scrivere veramente incredibile, incredibile. E qua poi c'è una musicalità particolare, perché lei è sempre molto musicale nella sua scrittura, cioè si vede che ha molto orecchio per il ritmo dei suoi romanzi, ma qui proprio a livelli pazzeschi, cioè sono senza parole, il mio libro è completamente distrutto, vabbè, il libro vissuto, bellissimo. Mi è piaciuto veramente tanto e ne parleremo meglio adesso che riordino un po' le idee. Sono estasiata. Ho appena finito di vedere un'intervista con Toni Morrison lunga un'ora, ed è oro puro. E ha raccontato come lei nei suoi romanzi metta praticamente tutta la trama nella prima pagina, perché il lettore non deve leggere per scoprire cosa succede, deve leggere perché vuole capire come succede, quindi ha un livello di complessità ulteriore, oppure semplicemente ama il linguaggio con cui è scritto. È quello che mi succede sempre con Toni Morrison. Io sono estasiata dalla sua scrittura, sono veramente estasiata dalla sua capacità di creare ritmo. Tra l'altro ha raccontato anche un po' di retroscena per quanto riguarda la scena musicale della sua famiglia, quello che il jazz rappresenta per la comunità afroamericana, per i neri, ed è bellissimo perché lei dice: tutti i miei fratelli avevano questa capacità di creare musica senza studiare la musica, e io invece ero l'unica che doveva invece studiarla e capire come funzionasse, perché non avevo, diciamo, questa capacità. Eppure poi leggi i suoi libri e capisci, cioè lei ha il ritmo dentro e invece di esternarlo in forma di suono lo esterna attraverso i suoi libri. È qualcosa di incredibile. Anche altri autori afroamericani più o meno coetanei o che vengono un pochino prima di lei scrivono con questa sincope quasi che crea ritmo. Per esempio ho letto di recente anche un altro libro che si chiama Juneteenth di Ralph Ellison, che è un libro incompleto per cui non si può dare un giudizio, diciamo, complessivo su quel testo lì, perché è incompleto ed è stato pubblicato dopo la morte dell'autore, quindi diciamo è un libro imperfetto per antonomasia, non può essere perfetto un qualcosa che non è stato concluso. Eppure anche lì il ritmo è molto serrato, lì è quasi al delirio, però me la ricorda, hanno qualcosa in comune, anche se Toni Morrison lo fa in maniera molto più raffinata. Tutto questo, vado a infilarmi sotto la doccia perché è quasi fatta ora di pranzo, io l'ho passata a finire jazz
ho passato la mattina a finire jazz e a guardarmi questa intervista, quindi vado. Oggi ho il frigo tendenzialmente vuoto, ma ho un botto di verdure che ho comprato ieri al mercatino. E quindi mi sa che oggi si va di stir fry. Facciamo uno stir fry che mi pare di avere anche dei noodles. Yes! Ho dei leftover noodles. Non so se ho anche la salsa di soia, ma dovrei. Prima c'ho la salsa di soia, ma mi sono ritrovata questi, quindi ce li facciamo bastare. Da jazz mi ronza nella testa. Mi sa che mi devo un attimo sedere e raccogliere i miei pensieri su questo libro meraviglioso. E soprattutto sarà difficile adesso scegliere la prossima lettura. A parte che devo metabolizzare, secondo me, quindi forse non è il caso di prendere in mano qualcosa subito, però sarà difficile seguire Toni Morrison. Finito di girare, posso dire che sono diventata bravina a mettere l'eyeliner. Oggi mi è riuscito particolarmente bene. Ci ho pure fatto un caffè freddo perché la domenica pomeriggio è sempre difficile. Ho caricata la batteria. Ora mi sa che niente, mi metto a cazzeggiare un po' perché è arrivato il momento. Mi riposo. Devo scegliere un nuovo libro. Devo scegliere una nuova lettura. Non so cosa leggere. Niente, ci penso un po' su. Ho già settato la TBR dell'estate, questi libri quindi non li tocco. Ho appena girato il video. Niente, adesso penso a cosa potrei leggere come lettura a cuscinetto da qui al 12 agosto. Perché sì, amici. Perché ancora mancano 2 settimane alle mie ferie. Ce la faccio. Ce la posso fare. Voglia di comfort zone. Vabbè, intanto ho preso Fernanda Trias con Melma Rosa, che avevo iniziato qualche tempo fa, ma poi avevo messo giù, ma ero arrivata tipo a pagina 27, cioè non è che non mi stesse piacendo, è che semplicemente secondo me poi mi sono messa a leggere altro. Avrei voglia di leggere comfort zone, ma non mi viene in mente niente. Ho anche comprato di recente L'urlo e il furore di Faulkner. Che onestamente sapete che dopo Toni Morrison forse solo Faulkner può superarla. O comunque essere all'altezza. Però Faulkner è sempre un po' impegnativo, quindi su Faulkner ci si deve mettere un po' quando si ha testa e quando si ha tempo anche di leggerlo. Perché full immersion è proprio il modo giusto di affrontarlo. Quindi no, mi sa che no. Magari me lo... boh, non lo so. Lo lascio qui per il momento. Magari il prossimo weekend... vedremo. Se no, di recente ho preso anche questi due. Ho preso anche Piranesi e Mieko Kawakamiko in Heaven. Boh, non lo so. Secondo me l'unico modo per uscire da questo impasse è tipo iniziarne uno e vedere quale mi prende di più. Quindi mi sa che così è come sceglierò la mia prossima lettura. Allora, ultimo aggiornamento. Siamo a lunedì e io ho appena finito di lavorare. E quindi niente, vi saluto. Concludiamo il vlog con un po' un recap. Vi dico anche cosa ho iniziato a leggere. Innanzitutto felicissima, questo weekend è andato super bene e sono sempre super felice quando finisco un libro così bello e che mi lascia proprio soddisfatta, piena e semplicemente estasiata. Toni Morrison si riconferma una delle mie autrici preferite, sono super felice di averla scoperta e non vedo l'ora di leggere anche l'ultimo libro che fa parte della trilogia ideale, diciamo, che segue un po' un filone tematico che inizia con Amatissima, prosegue con Jazz e finisce con Paradiso, quindi è l'ultimo libro che mi manca della trilogia e penso di proseguire così. Se non la conoscete, io ve la consiglio tanto, è un'autrice che vi fa un po' sudare, però nello stesso tempo ha un ritmo così
pazzesco che praticamente andrete avanti quasi guidati dalla sua scrittura e non riuscirete più a farne a meno, secondo me, una volta che la scoprirete. Poi, che cosa ho iniziato? Ero un po' indecisa su cosa iniziare, ma poi alla fine ho deciso di assecondare il mio istinto e seguire il mio cuore e andare ancora più su in quanto a complessità e difficoltà rispetto a Toni Morrison, e ho deciso di iniziare L'urlo e il furore di Faulkner. Sono praticamente all'inizio, non penso proprio di riuscire a finirlo prima del prossimo weekend, quindi sicuramente questo sarà il libro di cui parleremo meglio al prossimo vlog, il vlog del prossimo weekend. Sono super contenta, super confusa, come sempre quando leggo Faulkner. Avevo già letto Mentre morivo e ve lo giuro, io penso di averci capito tipo almeno tipo il 40% di tutto quel libro, eppure ne sono uscita estasiata, quindi evidentemente qualcosa te la lascia, anche se non cogli tutto al 100%, poi lui lavora un sacco col simbolismo e se si legge senza voler fare un trattato universitario, senza volerlo studiare, comunque secondo me se ne coglie la portata letteraria, anche solo perché qualcosa ti lascia ed è sicuramente un pezzo di arte assurdo. E spero che anche con l'urlo e il furore sia così, per il momento però sono molto confusa, ma ne parleremo meglio sicuramente nel prossimo vlog. Quindi detto questo, io vi saluto, spero davvero tanto che questo vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo vlog, ciao cuori!